Una buona serata, seconda edizione del nostro telegiornale che ovviamente apriamo con la cronaca e con la notizia del giorno, della mattinata, ovvero la cattura di Massimo Fantauzzi, ritenuto il responsabile dell'omicidio Bevilacqua, avvenuto nella notte tra venerdì e sabato scorso, catturato questa mattina il 46enne appunto sospettato dell'omicidio. Peraltro nel pomeriggio è stata ritrovata anche la moto con cui si è dato alla fuga per 8 giorni e anche l'arma del delitto, che però non era nella stessa zona del ritrovamento della motocicletta. Peraltro Fantauzzi, interrogato dopo una prima resistenza, avrebbe ammesso le sue responsabilità. Tutti i particolari e il riassunto di questa lunga giornata nel servizio di Alfredo Primante. Il cartello affisso al cancello d'ingresso dell'abitazione di Massimo Fantauzzi, oggi giorno della sua cattura, suona come un sinistro presagio. Dopo 8 giorni di latitanza, il 46enne pizzaiolo di Montesilvano, che la notte di sabato scorso ha esploso un colpo di fucile in pieno volto uccidendo il 21enne rom Antonio Bevilacqua, si è consegnato ai carabinieri del nucleo investigativo della compagnia di Pescara che lo stavano braccando da giorni. L'hanno trovato non lontano dalla sua abitazione di Contrada Collevento Alta a Montesilvano Colle, a pochi chilometri dal pub Birrami di via Verrotti, teatro del litigio prima e dell'omicidio poi. Fantauzzi ha vissuto 8 giorni nella boscaglia, mentre i carabinieri passavano al setaccio via terra e con gli elicotteri la zona alta della città. Pieno di carabinieri. C'è stato? Vabbè, tutti i giorni stanno qua. Stamattina, oggi, ieri. Stremato, alle 9 di questa mattina, ha deciso di arrendersi alla prima pattuglia che ha visto, come racconta il colonnello Marco Riscaldati, comandante provinciale dei Carabinieri di Pescara. Avevamo ristretto il campo d'azione, il cerchio attorno ad alcuni chilometri quadrati, e questa attività ha portato i suoi frutti, perché anche nelle ultime ore, come dicevo, l'uso dell'elicottero aveva avuto un forte impatto e Fantauzzi a un certo punto, probabilmente perché riteneva di essere prima o poi scoperto, si è portato sulla via e si è consegnato ai carabinieri che erano lì. Il cerchio delle indagini ormai sembra chiuso. Fantauzzi è stato interrogato a lungo nella caserma di Viale Pindaro a Pescara, almeno fino alle 14:30, e dopo iniziali resistenze avrebbe confessato tutto, permettendo ai militari di recuperare prima l'arma del delitto, un fucile, poi la moto con cui è fuggito sabato notte, una CBR 600 della Honda di colore rosso. I sommozzatori del nucleo subacquei dei carabinieri l'hanno recuperata nel fiume Pescara, sotto il ponte delle Fascine a Cepagatti, non lontano dal centro commerciale Megalodi che ti scalo. Ancora stretto riserbo invece su tutti i dettagli di questa indagine, che saranno diffusi in una conferenza stampa fissata per lunedì mattina. E a Pescara adesso rimaniamo, ma cambiamo decisamente argomento. Parliamo di politica, perché la Giunta si è riunita in conclave per stilare le linee programmatiche di fine mandato, in testa alle priorità opere pubbliche e manutenzione della città. Vediamo. Un documento per programmare l'azione amministrativa dell'ultima parte di consiliatura e un confronto sul futuro della città con i consiglieri di maggioranza. È il programma del conclave nel quale il sindaco di Pescara Marco Alessandrini ha riunito tutta la sua giunta all'Aurum di Pescara. Tanti temi trattati, a partire dal triennale delle opere pubbliche, passando per il bilancio e la manutenzione della città. Sembrano essere alle spalle le polemiche seguite all'ultimo rimpasto di giunta, che non pochi grattacapi ha creato sia al primo cittadino che ai vertici del PD. La nuova squadra di governo, dice il sindaco, deve riprendere con slancio l'azione amministrativa per finire nel migliore dei modi il quinquennio, arrivando pronti all'appuntamento elettorale. A 2/3 del nostro mandato elettorale consumato dobbiamo definire un'agenda di fine mandato. L'agenda di fine mandato sono gli obiettivi strategici di qui al giugno 2019, allorché ci saranno le elezioni generali, e significa elaborare un documento che poi approveremo anche con un atto di indirizzo di giunta, in cui fissare temi prioritari. I temi prioritari sono sempre quelli volti allo sviluppo e alla crescita della nostra Pescara. Dalle occasioni di trasformazione urbana ancora aperte, penso alla questione Re di Risulta, alla articolata partita sulla urbanistica e sulla mobilità, che sono argomenti connessi, e poi c'è naturalmente il tema dei servizi da erogare in modo sempre più efficace e direi anche congiunto, nella prospettiva di area vasta e di grande Pescara che arriverà
a breve. Questo è ciò su cui ci confrontiamo con una seduta mattutina in cui ci sono l'illustrazione da parte dei singoli assessori, con naturalmente un'introduzione del sindaco degli ambiti di competenza, e poi il pomeriggio di discussione e confronto con i consiglieri per appunto poi procedere alla redazione di un documento, perché è bene che poi rimangano tracce documentali per l'appunto sul cosa fare per i prossimi 20 mesi. Ci approssimiamo alla fine dell'anno, chiaramente arriva il bilancio. Pescara, da questo punto di vista, insomma, è un comune in predissesto. Quali saranno le linee guida? Pescara è un comune in predissesto, ma non da oggi. Noi l'abbiamo deliberato ufficialmente il 30 marzo 2015. E quindi noi proseguiamo su una via di risanamento dei conti che però già dal 2018 offre delle opportunità, perché le previsioni di legge sono quelle per cui nel triennio iniziale ci sono contrazioni della spesa legate anche a previsioni di tagli lineari disciplinati ex legge. Aumenta la nostra capacità di spesa, che significa poter investire di più su una cosa che ci sta molto a cuore, cioè la manutenzione urbana, che deve essere la più grande opera pubblica della città e per la quale c'è bisogno di risorse sempre più adeguate. E poi la fine dell'anno, insomma, ci vogliono ancora dei mesi, poi faremo naturalmente tutti i bilanci del caso. Provincia di Teramo nuovamente penalizzata dalla riclassificazione delle strade operata da ANAS. Il parlamentare del Partito Democratico Tommaso Ginoble attende risposte chiare dal Ministero già a partire dalla prossima settimana ed è pronto a portare avanti questa battaglia contro quella che definisce una vera iniquità. Vediamo. Di chi è la responsabilità? Guardi, io so che questo è frutto di un'interlocuzione nei mesi passati tra i vertici nazionali dell'ANAS, Regione, ANCI e UPI, un provvedimento che riguardava anche più regioni, se non sbaglio 9, e quindi c'è stata un'interlocuzione ai massimi livelli. Per quanto riguarda il nostro territorio, credo che soprattutto la rappresentanza dell'UPI e la Regione avrebbero potuto fare sicuramente di più dello zero spaccato che ci hanno dato. Come si può recuperare ora? Io la prossima settimana aspetto ancora una risposta in aula da parte del MIT, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Sarà mia premura però la settimana prossima incontrare il sottosegretario De Caro e magari anche il ministro, con il quale giovedì abbiamo insomma scambiato due opinioni. Io non credo che questa modifica del provvedimento in atto sia possibile, nel caso lo fosse lo faremmo. Spero di poter far sì che in un provvedimento futuro a breve termine possa essere inserito e possa essere corretto questo vulnus evidente, ma che fa un danno alla nostra comunità, al nostro territorio, un danno incredibile, se noi pensiamo che le infrastrutture, tutti considerano le infrastrutture il traino per uno sviluppo, per una crescita di un territorio. Lei ha detto che non è una questione di casacche, ma che è una questione di territorio. Sì, adesso io farò un appello a tutti, insomma, affinché su questo tutti possano essere vigili e dare il loro contributo. Ai miei colleghi parlamentari Tancredi, Sottanelli, ai consiglieri regionali, al presidente della provincia, al quale mi permetto di suggerire anche l'idea di un'azione amministrativa, insomma, per difendere, perché credo veramente che siamo stati penalizzati oltre ogni misura. Pagina sindacale adesso, perché la vertenza Honeywell è in una fase di stallo mentre prosegue lo sciopero ad oltranza dei lavoratori. L'azienda non ha risposta ancora agli appelli della politica e dei sindacati a tornare a trattare con questi ultimi, che sperano nelle pressioni dei clienti della multinazionale per salvare lo stabilimento di Atessa. Nonostante la mobilitazione praticamente di tutta la politica abruzzese, vertici della regione compresi, al momento non ci sono novità di rilievo nella vertenza della Honeywell di Atessa. La multinazionale leader nella produzione di turbocompressori per auto e veicoli industriali non ha ancora risposto ai ripetuti appelli a tornare attorno al tavolo di trattativa per salvare 420 posti di lavoro e un presidio fondamentale per la Val di Sangro e per l'intero Abruzzo. Per questo continua lo sciopero all'oltranza dei lavoratori
lavoratori che ha bloccato la produzione, un fermo che sta creando problemi ai clienti della Honeywell, a partire dalla Sevel dove si produce il Ducato, e anche sulla pressione dei clienti della multinazionale che contano i sindacati per cercare di sbloccare una vertenza attualmente in fase di stallo. Si teme che la produzione possa spostarsi in Slovacchia, nonostante quello abruzzese sia uno dei migliori stabilimenti del gruppo franco-statunitense. L'appello che facciamo non solo alla direzione locale, ai francesi e agli americani, l'appello forte lo vogliamo fare anche ai clienti della Honeywell, che si diano da fare per sostenerci in questa vertenza, perché non è proponibile delocalizzare e procedere con l'ennesimo scippo del lavoro in Val di Sangro e soprattutto qui ad Atessa. Noi siamo stati uno stabilimento pilota all'interno della Honeywell, siamo arrivati a circa 600 lavoratori con un indotto di quasi 400. Abbiamo fatto un piano industriale che ha previsto l'implementazione dell'HOS e ha prodotto tantissima ricchezza all'interno della Honeywell. Siamo stati i primi al mondo a fare l'HOS. Siamo stati lo stabilimento premiato più di un anno come miglior stabilimento all'interno dell'Honeywell. Dopo abbiamo fatto il primo piano strutturale di esuberi con 80 esuberi, poi abbiamo fatto un altro con 40, adesso addirittura siamo arrivati al punto che ci vogliono chiudere. L'appello è di riconoscere i sacrifici che abbiamo fatto in questi 20 anni, e di riconoscere che lo stabilimento della Tessa è uno stabilimento uno dei migliori al mondo, e quindi di tornare indietro ai propri passi e di riconoscere quello che oggi i lavoratori chiedono a gran forza, il diritto al lavoro. Andiamo all'Aquila adesso, perché la CGIL celebra i suoi 110 anni, presente anche Susanna Camusso, una giornata non solo di festa ma anche di dibattito e di confronto. Tra le altre cose si è discusso dei grandi problemi occupazionali che l'Aquila deve affrontare, il servizio di Luciana Celeste. Una festa, quella della CGIL di ieri, per celebrare i 110 anni dalla sua fondazione, ma anche un momento di dibattito e confronto. All'Aquila, come nel resto della nazione, sono molti problemi occupazionali. Infatti, ad esempio, la Intex all'Aquila ha comunicato al vicepresidente della regione Giovanni Lolli di dover chiudere il suo laboratorio nel capoluogo di regione. L'obiettivo della giornata è stato quello di rilanciare il problema del lavoro e delle aree interne. Abbiamo un gap di perdita di posti di lavoro che abbiamo avuto in questi anni di 16.000 posti di lavoro, e c'è un rapporto tra il numero di posti di lavoro creati e quelli che abbiamo persi che è di 1 a 30. Quindi c'è bisogno di un'accelerazione, di un cambio di politiche complessive, vincendo anche le resistenze burocratiche, perché noi abbiamo bisogno di spendere tutti i fondi che ci sono e di spenderne altri, perché noi non abbiamo più gli strumenti per governare i processi di crisi. Dicevi prima le ultime notizie della Intex, ma non solo della Intex, noi non abbiamo più a disposizione gli ammortizzatori sociali che in questi anni ci hanno consentito di governare i processi di crisi e di ristrutturazione. E il dramma non ce l'abbiamo fra un anno o due anni, ce l'abbiamo oggi, e quindi chiediamo interventi straordinari. La presenza della Camusso deve servire perché anche a livello nazionale arrivino questi segnali, perché noi abbiamo bisogno assolutamente di un intervento sul sistema degli ammortizzatori sociali per difendere il lavoro che c'è e determinare le prospettive per crearne di nuovo. Inoltre si ha voluto affrontare anche il problema del precariato e dell'ingresso del mondo del lavoro dei giovani. Non è un caso che abbiamo detto che i dati che vengono dati sulla ripresa, sulla crescita dell'occupazione, noi li conosciamo in realtà perché viviamo il territorio e ogni giorno facciamo i conti con perdite di posti di lavoro. I nuovi posti per l'80% sono precari, e quindi bisogna fare una battaglia contro il precariato. Abbiamo un paradosso che anche le aziende che vanno bene, in quelle aziende che vanno bene impera il lavoro precario, e questo non va bene. Quindi vorremmo condividere con le forze politiche e le istituzioni la necessità di una battaglia in questa direzione. A Mosciano Sant'Angelo, in un convegno organizzato dalla ASL di Teramo, si è discusso delle novità legate alla nuova normativa sulle vaccinazioni. Sentiamo quali nell'intervista a Marina Danese, dirigente del servizio igiene e salute pubblica della ASL di Teramo. Quali novità? Novità è l'HPV, cioè la vaccinazione antipapillomavirus, che non è soltanto riservata, come è successo finora, alle bambine dodicenni, ma verranno inglobati anche i bambini, quindi anche il sesso maschile viene vaccinato, quindi con una vaccinazione di tipo globale.
qual è l'altra novità? L'altra novità è l'offerta gratuita, anche per l'HPV l'offerta è gratuita, per il meningococco per i nati 2017, quindi il meningococco B. Per il meningococco C i nati adolescenti dagli 11 ai 18 anni e poi via via c'è l'introduzione della vaccinazione per il rotavirus nei piccoli, molto piccoli e via di seguito. Quindi era importante focalizzare un attimo le novità del piano, le strategie e quindi questa giornata è stata dedicata un po' a tutti gli aspetti, compreso il fenomeno dell'esitazione vaccinale, la cosiddetta hesitancy, la responsabilità professionale, nonché il ruolo degli operatori di sanità pubblica nell'ambito dell'attuazione del piano e delle emergenze vaccinali. Il CAI ha promosso un'iniziativa che coniuga mare e montagna con il recupero delle persone che hanno problemi di tossicodipendenza. Vediamo come nel servizio di Vestina News. Eugenio Di Marzio, come CAI siete stati promotori di questa iniziativa che vede il recupero per ragazzi con problemi di tossicodipendenza e di alcolismo? Noi siamo stati coinvolti dalla scuola di alpinismo della Lombardia e questo progetto è dal mare alla vetta del Gran Sasso, proprio scalando le vette dell'anima. Abbiamo organizzato tutto questo percorso che ha toccato il Gran Sasso, sia dalla parte nord che dalla parte sud, ma partito proprio da Pineto, dal mare, quindi dal mare alla vetta del Gran Sasso. Avete toccato anche i punti più colpiti dalle sciagure di questo inverno, come loro purtroppo sono stati colpiti dalle loro sciagure della vita? E loro hanno scoperto il nostro Abruzzo, hanno scoperto purtroppo anche quello che è la parte brutta dell'Abruzzo, brutta nel senso per i dispiaceri che abbiamo avuto, però col loro sorriso hanno dato la gioia a chi è stato intorno e la voglia anche da parte loro che hanno trasmesso a noi di ritornare a vivere e arrivare anche noi alla nostra vetta. È stata una bellissima esperienza perché pensiamo di poterla portare anche qui in Abruzzo, perché ci rendiamo conto quante persone hanno bisogno di scoprire di poter vivere queste esperienze. Ho visto sul viso di questi ragazzi la gioia e la serenità. Chiaramente chi ha questo tipo di problemi, ex tossicodipendenti, alcolisti, è chiaro che poi bisogna anche appoggiarsi alle strutture, alla ASL, alla regione. Però pensiamo di fare anche questo percorso perché veramente è un entrare nella problematica della società e quindi aiutare chi ha difficoltà ad uscirne. Usciranno dall'Ipsar alberghiero De Cecco di Pescara 22 pasticceri professionali. Questa mattina in provincia, proprio a Pescara, la presentazione dei corsi. Vediamo. Noi oggi presentiamo un corso di formazione specialistico in pasticceria, ma la cosa fondamentale è che i ragazzi alla fine del percorso triennale e quindi dopo l'acquisizione di competenze specifiche di eccellenza nel settore pasticceria potranno conseguire con un esame finale una nuova qualifica regionale, la qualifica di operatore di pasticceria, che è un titolo legalmente riconosciuto su tutto il territorio nazionale. E questa è la grande novità, perché in seguito ad una nostra richiesta fondata su una accurata analisi dei fabbisogni occupazionali del territorio, la Regione Abruzzo quest'anno ha introdotto nel repertorio delle qualifiche dei profili professionali della Regione anche la qualifica di pasticcere. Quindi noi formeremo pasticceri per le attività di ristorazione, per i laboratori di pasticceria, ma formeremo anche dei pasticceri che potranno avviare delle attività imprenditoriali. La nostra progettualità è scaturita da una forte alleanza educativa e formativa, ma anche direi strategica, con la COMPAIT, con la Confederazione Pasticceri, che rappresenta sicuramente un'avanguardia di competenze e di professionalità nel settore. Da qui i ragazzi potranno iniziare immediatamente sul mondo del lavoro, sia come dipendenti dentro le aziende di pasticceria, nostre associate che sono leader a livello nazionale, e sia come imprenditori. La grande novità è che la Confederazione dà a questi neoprofessionisti la possibilità di aprire un'attività con 12.000 euro di contributo a fondo perduto, tutti i fondi della Confederazione.
E adesso apriamo la pagina ampia di sport partendo dalla Serie B con i risultati solo 0-0 per il Pescara allo Zini di Cremona contro la Cremonese. Questi i risultati della giornata di campionato aspettando i due posticipi, quelli di Cesena e quelli di Palermo. Bari Ternana 3-0, Brescia Foggia 2-2, Cremonese Pescara come detto 0-0, tra poco il servizio e anche le interviste. Empoli Cittadella 0-1, Novara Avellino 1-2, Perugia Frosinone 1-0. Salernitana Spezia 2-0, Virtus Entella Carpi 0-0, il Parma vince a Venezia 1-0, domani Cesena Ascoli alle 17:30, lunedì alle 20:30 il Monday Night dello stadio Barbera di Palermo tra Palermo e Provercelli. Vediamo la classifica del campionato cadetto: Perugia e Frosinone appaiate in testa a quota 13 punti, Empoli e Carpi a quota 11, 10 punti per Cittadella e Avellino, 9 per Palermo, Bari e Parma, 8 punti per la Cremonese, 7 per Pescara, Salernitana, Venezia e Spezia, 6 punti per Brescia, Novara, Entella e Foggia, 5 punti per la Ternana, 4 per il Cesena, 3 per l'Ascoli. Chiude la Provercelli con 2 punti. Allora torniamo allo stadio Zini di Cremona per vedere le immagini salienti di Cremonese Pescara 0-0 e poi le interviste dei due tecnici, Zdenek Zeman per il Pescara, Attilio Tesser per la Cremonese. Vediamo. Un Pescara ormai Mister X e allo Zini davvero poco zemaniano pareggia con la Cremonese in un match che non ha regalato grandissime emozioni. La sfida con i grigiorossi lombardi è stata anche la prima della stagione senza gol all'attivo, ma soprattutto con la difesa immacolata. Il pareggio conquistato in casa dei grigiorossi non può però far fare salti di gioia ai tifosi biancazzurri, perché dopo 6 giornate con una sola vittoria all'attivo i numeri collocano il Delfino nel limbo di metà classifica. Zeman senza 7 titolari e con la difesa contata rispolvera Zampano sulla destra, confermando a centrocampo Valzania con Koulibaly e Brugman, mentre in avanti trio avanzato confermato con Del Sole, Pettinari e Capone. Fra i lombardi Tesser senza l'abruzzese Croce e Clayton si affida al 4-3-1-2 con l'ex lancianese Piccolo trequartista. Agli ordini di Fornerò di Roma si comincia di fronte a circa 6.500 spettatori. Avvio di gara aggressivo dei locali con al quinto minuto Pesce che colpisce in pieno la traversa. Il Pescara appare in difficoltà non riuscendo a far breccia nella munita retroguardia dei grigiorossi. Rispetto però alla primissima parte di gara i lombardi con il passare dei minuti pungono meno pur mantenendo il pallino del gioco. Arriva così solo al 34esimo il primo tiro in porta dei biancazzurri con una conclusione centrale di Brugman che non impensierisce i cani. L'uruguaiano ci riprova al 39esimo mandando la sfera sopra la traversa. La gara non è bellissima ma sono sprazzi in un match che ora diventa abbastanza equilibrato. L'occasionissima per i locali capita al 41esimo però sui piedi di Paulinho che chiama ad una parata complicata Pigliacelli. Termina così sullo 0-0 il primo tempo, sicuramente meno spettacolare del Pescara in questa stagione. Nella ripresa si riparte con gli stessi 22 di inizio gara. Zeman decide di dare fiducia così alla squadra timida del primo tempo e con la Cremonese che si porta subito in avanti e che si rende pericolosa al quinto con un tiro di poco al lato di Antonio Piccolo. In campo si vede un Pescara, come detto, poco zemaniano e schierato soprattutto a difesa della tre quarti. Nella Cremonese al quarto d'ora esce uno stremato Piccolo ed entra in campo Castrovilli. Poco dopo Zeman manda sul terreno di gioco Canutè per Valzania con Brugman che si sposta sulla fascia sinistra e con l'ex juventino che va a giocare davanti alla difesa. Mentre in campo regna un discreto equilibrio, al 21 Tesser getta nella mischia l'ex avellinese Mokulu per Paulinho. Le emozioni però scarseggiano allo stadio Zini dove anche il caldo fa la sua parte. Il tecnico boemo poi al 28esimo decide di mandare in campo anche Baez per Del Sole, mentre poco dopo al 33esimo Brugman colpisce clamorosamente i legni della porta lombarda prima del tapin vincente di Pettinari con il gol che viene però annullato per un fuorigioco millimetrico. La Cremonese accusa un po' di stanchezza e i biancazzurri cercano di approfittarne con Zeman che rispolvera anche Ganz e con l'ultima clamorosa occasione per gli abruzzesi che capita sui piedi di Canutè che al 94esimo trova la risposta miracolosa di Wicani che nega al Delfino la vittoria. Ma sta bene così, nel senso che quando vedi che la squadra non riesce a giocare il proprio calcio e subisce, portare un punto è buono. Io mi auguro che la squadra riesca a rigiocare il nostro calcio al più presto.
io mi aspettavo loro giocate, noi l'abbiamo vista e anche purtroppo non abbiamo trovato le misure. Io ripeto, io faccio due partite, una la prima mezz'ora dove eravamo in grosse difficoltà senza riuscire a prendere riferimenti, senza essere aggressivi a centrocampo e senza essere propositivi in avanti. Poi penso che c'è stato equilibrio, noi qualche volta siamo arrivati vicino alla porta, però non basta. Bene quel ruolo lì, facendo un po' in difficoltà, poi è cresciuto, è diventato l'uomo di mezzo al campo. E lui quella mezz'ora all'inizio non ha giocato con noi, poi si vede che quando ti manca un riferimento. C'è rammarico secondo me su questa partita, perché per 60 minuti abbiamo fatto decisamente bene finché abbiamo tenuto fisicamente, essendo la terza partita anche con questo caldo abbiamo tenuto bene, abbiamo giocato bene, c'è un rammarico perché veramente per un tempo Pescara non ha mai tirato in porta una sola volta, ha fatto due cross, ci siamo difesi molto bene aggredendoli alti e la traversa di Pesce un paio di occasioni, il portiere loro è stato molto bravo, qualcosa da rivedere di quello che è successo in area. E c'è grande dispiacere, io sono dispiaciuto che per i ragazzi e anche per i tifosi, poi che c'è un momento molto bello allo stadio, di aver fatto solo due punti in queste tre partite, perché penso che obiettivamente, senza voler dire nulla di eccezionale, ma solo con un po' di obiettività, qualche punto in più l'avremo meritato. Quindi sono più preoccupato quando si fanno queste partite, o come quella di Bari, dove veramente concede poco e si portano a casa pochi punti. Però devo dire bravi ai ragazzi, perché hanno fatto una partita, secondo me, molto, molto valida. E non era facile contro questa squadra. Siamo gli unici che li ha fermati sullo 0-0, era la media, dicevamo ieri, di tre gol a campionato. Li abbiamo contrastati, abbiamo rischiato veramente solo nel finale il palo di Brugman, e che era dopo l'azione da gol grossa di Castrovilli, la respinta quasi sulla linea, direi a botta sicura, e in contropiede abbiamo rischiato, però era la voglia di vincere, perché era importante nel calcio i tre punti, è importante vincere, promuove la classifica, va bene. In Serie C invece quella di domani sarà la quinta giornata ovviamente del girone di andata, giornata che si è aperta ieri con l'anticipo tra Ravenna e Modena, vinta dalla formazione ravennate per 1-0, gol di Samba. Il Teramo invece domani sarà di scena alle 14.30 al Bottecchia di Pordenone contro i neroverdi allenati da Leonardo Colucci. Quelle che vedete sono le partite delle 14.30, Albino Leffe Gubbio, Mestre Triestina, Pordenone Teramo appunto, Sud Tirol Bassano e Vicenza Feral Pisalò. Alle 16.30 Sammenettese Padova, alle 18.30 invece in campo Renate Reggiana e Sant'Arcangelo Fermana. Questa settimana riposa il Fano, nessun dubbio di formazione, perché peraltro sarà confermata domani a Pordenone quella del Teramo, lo ha confermato il tecnico biancorosso Antonino Asta, conferenza stampa dopo la seduta di rifinitura, lo ascoltiamo. No, i dubbi non, in questo momento non ne ho, spero che dalla prossima settimana di averne di più, perché vorrà dire che saremo a regime, vuol dire con giocatori tutti in condizione in una certa maniera, allora lì sì, perché in questo momento ci sarà Barbuti, ci sarà Madio, ma non sono in condizione di giocare la partita, però averli in panchina e usufruire di quelli che saranno un minutaggio discreto è già qualcosa. Quindi non hai dubbi neanche sul modulo? No, sia sul modulo che sia sui giocatori che scendono in campo. Abbiamo provato in settimana delle situazioni di come si può mettere la partita, come è successo con Ravenna, e dobbiamo essere bravi. Non basta solo che io allenatore dico mettiamoci a 3, a 4, 2, così, dobbiamo anche lavorare in allenamento. Abbiamo lavorato su tre sistemi di gioco, poi non voglio mettere confusione al giocatore, ma deve avere un po' di certezza. Il nostro sistema è questo, 4-3-3, 4-3-2-1, però possiamo diventare un 4-4-1 e possiamo diventare anche un 3-4-3. In questo momento affrontiamo la squadra più forte, non perché è prima in classifica, perché hai delle certezze. Forse il Vicenza non è squadra nuova, Triestina squadra nuova, quelle forti. Questa è la squadra in questo momento più forte.
Dire che non ho trovato difetti magari è una bugia, però ho visto una squadra veramente in questo momento la più forte, più compatta fisicamente, struttura, sa cosa deve fare in un certo momento, è la squadra più forte in questo momento assolutamente. Però da parte nostra non possiamo pensare di giocare come il secondo tempo di Ravenna, ma non di giocare a livello di qualità. Di stare in campo, noi dobbiamo concedere qualcosa agli avversari, dove purtroppo forse concederemo sempre come squadra che siamo, però concedi e crei. Allora siamo questi, allora mi sta bene, perché noi dobbiamo cercare di pensare di creare, perché se aspettiamo, ci difendiamo, siamo una squadra non pronta ancora per fare un tipo di gioco. E dunque Teramo che si schiererà con il classico 4-3-3 con De Grazia playmaker, Ilari e Varas a centrocampo e poi in attacco Foggia supportato da Tulli e Bacio Terracino. Scendiamo adesso nel campionato di Serie D per vedere la giornata anche in questo caso di campionato che si è aperto questo pomeriggio con l'anticipo dello stadio Pallozzi di Sulmona, dove il Nero Stellati Pratola è stato prima in vantaggio, poi ha avuto la possibilità di riportarsi in vantaggio, ma ha fallito un calcio di rigore. Alla fine, proprio dagli 11 metri, è stato condannato dal campo basso, che dunque passa sul campo di Sulmona. Fabriano Castelfidardo, invece, leggiamo le partite di domani. Fabriano Castelfidardo, Jesina San Marino, Monticelli, Recanatese, il Francavilla in trasferta sul campo dell'Agnonese, derby tutto della provincia di Teramo tra il San Nicolò e il Pineto, l'Aquila invece in trasferta a Monte San Giusto contro la San Giustese, impegno interno per la Vastese di Colavitto che ospita allo stadio Aragona il Matelica, impegno difficile, molto difficile per l'Avezzano che va sul campo della prima in classifica, la Vis Pesaro. Queste sono le partite della giornata di campionato. Allora facciamo un punto su quella che sarà la giornata di domani. Un solo unico derby abruzzese nella quarta giornata del campionato di Serie D e si giocherà a Morro d'Oro. La sfida del comunale mette di fronte San Nicolò e Pineto, due formazioni partite male ma che l'ultimo weekend ha rilanciato in maniera prepotente. Non ci sono particolari problemi di formazione né per Amaulo né per Campanile, per una sfida delicata soprattutto perché uno stop comprometterebbe la risalita cominciata per entrambe 7 giorni fa. Il Francavilla invece battuto in casa dal San Nicolò al Valle Anzuca cercherà il riscatto dell'Alto Molise al cospetto dell'Olimpia Agnonese a 4 punti in graduatoria. Giallorossi di Ervese che hanno lavorato duramente in settimana, soprattutto studiando meticolosamente quanto di errato c'è stato nella gara persa con i biancoazzurri. I meccanismi vanno ancora rodati perfettamente, ma il tempo stringe e i 3 punti in classifica non lasciano molto spazio per ulteriori passi falsi. Tra campo e questioni societarie invece l'impegno dell'Aquila a Monte San Giusto. Situazione complicata per il passaggio del pacchetto di maggioranza delle quote da Corrado Chiodi al gruppo di quelli che dovrebbero essere i nuovi proprietari del club rosso-blu. Il primo step non è andato a buon fine e in questo momento è difficile immaginare lo scenario da qui a qualche giorno, ma intanto l'Aquila e l'Abruzzese messa meglio in classifica e la trasferta nelle Marche potrebbe rilanciare ulteriormente le quotazioni dell'organico che Battistini sembra comandare in maniera finora ineccepibile. Impegno interno invece per la Vastese alla ricerca di un risultato positivo all'Aragona dopo lo scivolone del Mariani Pavone di Pineto. Per l'11 di Colavitto impegno niente affatto semplice perché in Abruzzo arriva il Matelica scottato ancora dalla rimonta subita dalla Jesina sul proprio terreno e che alla lasciato strada libera alla Vis Pesaro. Proprio la capolista Vis infine se la vedrà con l'Avezzano. Biancoverdi a caccia della prima vittoria in stagione, ma ci vorrà una partita importante, quasi un'impresa per uscire con i 3 punti in tasca dal Benelli. L'Avezzano finora per mercato e aspettative ha deluso, ma tempo per Giampaolo sembra ancora esserci. E questo era il nostro ultimo servizio. Io vi ricordo la terza edizione con il nostro telegiornale alle ore 23. È tutto, buona serata.